ragazzi hanno preparato in settimana la partita in maniera esemplare. Stasera abbiamo avuto una curva che secondo me è di insegnamento a tutta la Serie A, perché per 90 minuti ha tifato per il Siena e questo non succede mai in Italia. Quindi, come ho detto già alle televisioni nazionali, stasera se c'è qualcosa da rimarcare è la curva del Siena, la curva della Robur, perché veramente è un caso unico in Italia, c'è da fargli un grande applauso. E i ragazzi hanno semplicemente meritato l'applauso di questa curva strepitosa, straordinaria, comprendendo che quando uno va allo stadio deve tifare per la propria squadra e non perdersi in stupidi giochetti o cori insulsi come capita e capitato anche stasera. Credo che la vera forza di questa squadra sia veramente il collettivo. Lo so che è una frase abusata, l'abbiamo sentita centinaia di volte nel mondo del calcio, però è difficile trovare un gruppo così unito, con lo stesso unità di intenti, con un allenatore che sa come prenderli. Non è neanche da elogiare la professionalità, io non me la sento di elogiare la professionalità di questi ragazzi, mi sento di elogiare l'umanità di questi ragazzi, di questo gruppo, perché ci davano tutti per spacciati, spesso abbiamo dovuto combattere non solo contro noi stessi o contro gli avversari, ma anche contro i fantasmi di qualcosa che aleggiava. Ecco, e abbiamo sempre giocato a pallone, a parte due o tre passaggi a vuoto, fino ad oggi abbiamo sempre giocato a pallone, ovunque, con orgoglio, portando questa maglia con orgoglio in giro per l'Italia, senza far barricate, certe volte facendo vedere anche del gran bel calcio. Quindi secondo me c'è da rivendicare l'orgoglio di chi vuole giocare a pallone. Questo è un gruppo di gente che vuole giocare a pallone. Diciamo è figlia di un percorso sul quale stiamo lavorando da diverse settimane. Mi sembra che la squadra stia crescendo, stia sul piano dell'organizzazione di gioco, dell'intensità, della mentalità, dello spirito e della conoscenza dei meccanismi della fase difensiva e sia della fase d'attacco. Adesso andiamo a braccare la porta con tagli, con convinzione, con magari partecipazione, con più uomini. Questo ci permette di fare qualche gol in più. E nello stesso tempo, nella fase difensiva, sulla quale stiamo anche lavorando, stiamo avendo anche lì dei miglioramenti, perché ci abbassiamo meno, siamo meno dentro l'area avversaria, dentro la nostra area, e questo fa sì che magari gli attaccanti riescano magari a concludere meno oppure a essere meno pericolosi. Quindi dobbiamo ancora insistere, lavorare. Bravi ragazzi a dare la disponibilità, ma non solo quelli che giocano, anche quelli che non giocano, a essere sempre partecipi e a spingere anche i compagni quando scendono in campo. Con questo, dobbiamo andare avanti con questo spirito, questa mentalità, e fare di ogni partita, tirar fuori una partita perfetta. Io cerco di lavorare al meglio con il mio staff per far partecipi tutti di un progetto tecnico-tattico. E quindi, ripeto, settimana dopo settimana questi ragazzi si conoscono meglio, sanno meglio e di più quello che vuole l'allenatore e cercano di portarlo in campo in ogni partita. In qualche circostanza non c'è stata la giusta fortuna, perché abbiamo fatto veramente delle ottime gare, vedi Udine, Torino, dove non abbiamo raccolto per quanto seminato. Però continuando a lavorare, a migliorare i particolari e lavorando sul gioco, sull'organizzazione di gioco, penso che i risultati poi possano arrivare. Mi sono integrato subito perché conoscevo comunque come lavorava il mister e so cosa vuole, cosa pretende, cerco di farlo nel miglior di modi, anche perché sono venuto qua con l'obiettivo, che è quello di salvarmi, e lo dobbiamo fare tutti insieme, io come lo sta facendo tutta la squadra. Al di là di chi gioca, di chi va in campo, dobbiamo fare da qui a fine anno più punti possibile, e credo lo stiamo facendo bene per ora. Ma viene tutto da solo, perché noi in settimana lavoriamo veramente tanto, 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 le proviamo di continuo, e penso che quello che fai in settimana è il frutto di quello che poi metto in campo la domenica. Noi stiamo attraversando un buon momento e credo che dobbiamo continuare così, volare molto bassi. E ancora il campionato è lungo, ci sono tanti punti, bisogna fare tante partite, concentrarsi subito domenica che abbiamo una partita, cioè la andiamo a affrontare nei migliori modi. Abbiamo dato continuità ai risultati, abbiamo trovato tre punti importantissimi, che giocare il lunedì dopo che si sanno gli altri risultati non è mai facilissimo, in più incontravamo una signora squadra. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare con la giusta intensità, le ripartenze fatte bene. Contenti perché insomma sono punti importanti, comunque ti sei tolto all'ultimo posto, hai raggiunto un'altra squadra e ora bisogna continuare a lavorare sodo, sappiamo che è ancora molto difficile, però secondo me siamo diventati ancora più squadra, dai, siamo quasi una squadra vera e quindi continuiamo a lavorare seriamente e pensiamo subito
a domenica che abbiamo un'altra partita, cioè c'è poco c'è meno tempo per prepararla, quindi bisogna riposarsi e allo stesso tempo pensare alla Juve. Noi secondo me siamo partiti nella maniera giusta, poi abbiamo inanellato quelle 6 sconfitte di seguito che secondo me sono arrivate un po'... Non lo so, quando avevi raggiunto altre squadre probabilmente inconsciamente ti sei un attimo adagiato, ma ripeto inconsciamente perché comunque avevi continuato a lavorare. Poi c'è stato il cambio d'allenatore che probabilmente ha dato una scossa all'ambiente, anche se insomma ripeto non, ho sempre creduto che le colpe non fossero di Cosmi, perché poi in campo ci andavamo sempre noi. Ora con il nuovo mister abbiamo continuato a lavorare, a sudare, a faticare, a preparare bene le partite. E piano piano sono arrivati anche i risultati. All'inizio abbiamo raccolto meno di quello, secondo me, quello di buono che avevamo fatto, per dire a Milano col Milan non avremmo rubato niente, a Torino abbiamo perso 3-2, insomma vabbè, non stiamo a ripensare a quello che è stato, ma guardiamo il presente dice che siamo una buona squadra organizzata, tignosa, determinata, che ha in più delle frecce nel suo arco come Megara, come Sesto, insomma giocatori che stanno dando il loro contributo, quindi bisogna continuare su questa strada. Se finisce così fa piacere anche prendere le botte, perché insomma è stata una bella partita, abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e sono arrivati 3 punti veramente importanti. Sono comunque tutte cose che proviamo in settimana, il mister su questo richiede molto e le proviamo ogni giorno costantemente, e poi quando vedi che in partita funzionano e vengono, devo dire che sono delle belle soddisfazioni. Secondo me il Siena comunque ha fatto, a parte un periodo comunque abbiamo fatto un po' a fatica, sta facendo il suo percorso, secondo me sta facendo un buon campionato, però come sappiamo non basta, dobbiamo fare di più. Già dalla prossima partita sarà una partita difficilissima, forse la più difficile di tutto il campionato, quindi bisogna stare tranquilli, continuare come stiamo facendo e cercare di fare qualcosina in più, perché è il campionato che ce lo richiede. The first goal was like last goal against Bologna. When I am in the 18, I just try to be very concentrated and just to be at the right place in the right time. And so it was in this goal. Yeah. I think every player is very important, and without the team there will be no player, very good player. All the players are very good, and we play together like a team. There is no very important player, every player is important.